Tata, cosa stai facendo già con Babbo Natale? Bentornati sul canale. Aspetta che mi tolgo la mascherina. Ah sì, ne un'altra, perché insomma è meglio stare safe, come si dice. Io vi ringrazio sempre tantissimo, ormai ci siamo, 500 iscritti. Clamoroso, clamoroso. Sono davvero contento e nonostante abbiamo veramente poco tempo, siamo in fibrillazione, stiamo aspettando il DPCM, cosa ci dice? Come sapete, chi ha un'attività deve sempre un po' preoccuparsi, dunque siamo un po' in una fase un po' particolare. Dunque però una ricettina io ve la devo dare, e questa è una ricetta veramente interessante, rapidissima, morbidissima e cremosissima. Dunque andremo a fare un bel filettino di maiale al pepe rosso. Dunque andiamo subito in cucina, che non c'è tempo da perdere. Vorrei fare un saluto rapidissimo a un componente del nostro gruppo, Tiziana Memoli, che è la nostra poeta, che ha bisogno di un incoraggiamento per andare forte e alla grande. Troverete il link in descrizione del suo canale, andate a visitare se vi piace ascoltare una bella poesia. Andiamo in cucina, azione! Ed ecco i nostri ingredienti per la nostra ricetta. Oltre naturalmente al filetto di maiale e il pepe rosa, utilizzeremo del brandy per bagnare, della farina per passare il nostro filetto, olio d'oliva e burro per cuocerlo, della panna per la nostra cremosità, sale naturalmente, e poi abbiamo scelto delle decorazioni a piacere: un'insalatina tagliata finissima, dei pomodorini secchi e delle zucchine passate in padella e fatte gratinare, tostare. Dunque andiamo a battere il nostro filetto leggermente, senza esagerare, qualche colpo deciso, ma lasciamolo un pochino spesso. Ora andiamo a tagliare il nervetto per non far arricciare in padella il nostro filetto in cottura. Dunque basta una piccolissima incisione a parte. Passiamo molto bene nella farina il nostro filetto, ma poi nello stesso modo togliamo quella in eccesso. Olio e burro in padella e facciamo scaldare molto bene fino allo scioglimento completo praticamente del burro. Mettiamo ora i nostri filetti e li facciamo ben rosolare. Iniziamo ad aggiungere un po' di pepe rosa per cominciare a dare sapore, e loro poi si insaporiranno insieme al nostro filetto. Giriamo naturalmente e mettiamo ancora un po' di pepe rosa, schiacciamo un po' per far aderire bene. Saliamo e andiamo a fiammare col nostro brandy, attenzione a non bruciarvi. E finalmente aggiungiamo la nostra panna per fare la nostra salsa cremosa. Quando ha assunto questo colore nocciolato, togliamo il nostro filetto, aggiungiamo un po' d'acqua per far tornare una cremosità la nostra salsa. Facciamo ancora un po' ridurre ed è pronta. Andiamo a impiattare dunque la nostra decorazione che abbiamo scelto, l'insalatina tagliata fine, e andiamo a appoggiarci sopra il nostro filetto. Noi ne abbiamo fatti 4, sempre uno per sicurezza. Collochiamo i nostri pomodorini secchi a piacere, un po' a lato, un po' sopra. E ora sulle zucchine un pochino d'olio d'oliva, e anche queste le mettiamo sopra e un po' al lato. E finalmente la nostra salsa bella cremosa, e decoriamo con un po' di pepe rosa fresco. Oh
Ok, avete visto la ricetta? Facilissima, semplicissima, con la decorazione, con quello che volete voi. Comunque il concetto è questo, noi facciamo ricette fast ma deliziose, gustose. Ok, io vi ringrazio, torno a seguire il discorso del DPCM per capire se dobbiamo chiudere questo locale, tenerlo aperto fino a che ora. Insomma, questa è la situazione, ma noi non ci abbattiamo perché ormai ci siamo, lo speciale 500 iscritti ormai è tra di noi e ricordatevi che io non vi lascio mai a mani vuote, dunque avrete il vostro tornaconto seguendoci. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, diventate nostri amici, mettete like e commentate, ditevi la vostra su questo ricettino qua, così. Alla prossima!